Amici di Moonclick e Moonclick Magazine, ben ritrovati. Io sono Alessandra Basile e oggi vi voglio presentare la mia recensione di Huawei Mate 10 Pro, che è stato presentato il 16 ottobre a Monaco, quindi qualche settimana fa, ma ho voluto aspettare che Huawei rilasciasse tutti gli aggiornamenti del caso. Infatti è stato rilasciato un primissimo aggiornamento pochi giorni dopo la presentazione di Monaco, che ha risolto un problema nella gestione dei servizi di Google che causava dei cali repentini della batteria, che diventava veramente inaffidabile. E invece con questo aggiornamento il problema è stato risolto. E poi un secondo aggiornamento molto corposo di quasi 3 giga che ha portato il telefono, che è stato consegnato a Monaco e quindi era un sample per la stampa, quindi una versione sostanzialmente provvisoria, ad essere quella definitiva, quindi quella che voi potrete acquistare nei prossimi giorni. Quindi volevo recensire quello che voi effettivamente avrete in mano. Quindi partiamo subito con la mia recensione di Huawei Mate 10 Pro, che vi anticipo. Piccolo spoiler, mi ha convinta veramente tanto perché introduce una serie di novità in casa Huawei che mi hanno convinta tantissimo. Partiamo dalla scheda tecnica. Passiamo quindi alla scheda tecnica di Huawei Mate 10 Pro. Innanzitutto si tratta di un telefono dual SIM. Inoltre monta come processore Kirin 970, che è il nuovissimo processore di casa Huawei che è stato presentato ad IFA a settembre. E perché è veramente un processore innovativo? Perché si tratta del primo processore al mondo che monta una N+ e non una C+. Significa quindi che monta l'intelligenza artificiale sviluppata per un dispositivo mobile. Ed è veramente la grande novità di questo telefono, che lo fa diventare, diciamo, un telefono intelligente, non solo smart. Infatti è in grado di apprendere le abitudini dell'utente e di ottimizzare le prestazioni del sistema in funzione appunto di queste abitudini. Inoltre poi vi faccio vedere qualche altra caratteristica direttamente qua dal telefono. Allora, abbiamo a bordo ovviamente Android 8.0 ottimizzato da Huawei nella sua MIUI 8.0. Abbiamo a disposizione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che ahimè non sono espandibili ed è uno dei pochi appunti che mi sento di fare a Huawei, perché francamente mi aspettavo che fosse una memoria espandibile. Poi abbiamo una batteria da 4000 mAh, e questo rappresenta sicuramente invece uno degli assi nella manica di questo telefono, perché io che l'ho utilizzato comunque per queste settimane anche come, insomma, come telefono di lavoro, quindi comunque con un utilizzo piuttosto intensivo, non ho mai avuto problemi a sfiorare le giornate piene di utilizzo. E poi cos'altro? Ha la certificazione IP67, quindi resistente all'acqua e alla polvere, e questa è un'altra delle novità introdotte da Huawei, perché prima i telefoni precedenti, insomma, non avevano questo tipo di certificazione. Passiamo anche un attimo al design, che è un altro dei punti di forza di Huawei Mate 10 Pro. Passiamo quindi al design di Huawei Mate 10 Pro, perché anche su questo aspetto troviamo una serie di novità. Innanzitutto questo è il primo telefono di casa Huawei che monta un display full view, vale a dire un form factor da 18 noni, quindi borderless. Notiamo subito una piccola differenza rispetto ad altri dispositivi di questo tipo presenti sul mercato. Gli angoli non sono stondati, ma sono squadrati. Insomma, una cosa che mi ha un po' stupita, ma questo display è veramente uno dei punti di forza del Mate 10 Pro, perché con questo telefono Huawei abbandona la tecnologia IPS che eravamo abituati a conoscere sugli altri telefoni per adottare finalmente un pannello AMOLED, che io ho sempre prediletto rispetto agli IPS. E una cosa che veramente posso fare i complimenti a Huawei da questo punto di vista è che rispetto ad altri AMOLED i colori non sono mai falsati, non sono mai particolarmente flashati, e la resa cromatica quindi è sempre ottimale. Queste chiaramente sono delle immagini di galleria, insomma, dello sblocco della home, ma vi garantisco che anche le vostre fotografie saranno rese sempre, sempre al meglio. Cos'altro dire di questo display? Quindi un AMOLED con diagonale 6 pollici e risoluzione HDR10. Un altro però dei punti di forza, secondo me, di questo telefono è anche la scocca posteriore. Infatti è realizzata interamente in vetro. La trovo veramente originale nonché elegante. In particolar modo questa colorazione, la Mocha Brown, l'avevo notata subito in fase di presentazione a Monaco ed è quella che mi ha convinto di più. Mi piace molto anche, tra l'altro, questa banda orizzontale che va a racchiudere la dual cam, sotto la quale troviamo il sensore delle impronte digitali, che tra l'altro è innanzitutto molto comodo perché non si va mai a toccare la fotocamera, ma soprattutto è davvero molto, molto reattivo.
perché come vedete, ecco, è stato veramente fulmineo nello sbloccare lo schermo. Giriamo un attimo insieme il telefono. Allora, qua troviamo il bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, lo speaker, la porta USB 3.0, il microfono, tra l'altro 3.0, quindi la batteria sappiate che è anche la ricarica rapida, le antenne per la ricezione, il carrello delle SIM. E nulla, forse noterete che manca qualcosa. Infatti manca l'ingresso, il jack 3,5 per l'audio. Una scelta che non ho compreso appieno, ma insomma poco male. Nella confezione troviamo le cuffie, insomma, in dotazione, quindi con ingresso USB, oppure insomma a voi la scelta. Se non volete utilizzare queste, siete abituati ad utilizzare le vostre, con l'adattatore potrete ovviamente andare avanti ad utilizzarle. Consiglio mio personale è quello in realtà di utilizzare le cuffie in dotazione nella confezione, perché l'audio è davvero molto più nitido e potente. Visto che stiamo parlando di audio, abbiamo parlato dello schermo, vi voglio fare vedere un video su YouTube, così vi potete rendere conto insomma delle potenzialità sia dal punto di vista audio che video, prima di fare un approfondimento sulla fotocamera. La fotocamera di Huawei Mi 10 Pro merita sicuramente un approfondimento. Su questo telefono ritroviamo ovviamente la combo Huawei Leica, così come eravamo abituati a conoscere su altri dispositivi. E quindi ritroviamo una dual cam con un sensore RGB da 12 megapixel ed uno black and white da 20 megapixel. È tra l'altro la dual cam con l'apertura più grande al mondo, insomma sinora, da 1.6. Mentre invece per quanto riguarda la fotocamera interna abbiamo a disposizione 8 megapixel. È però sicuramente la fotocamera esterna, insomma questa dual cam, il punto di forza. Tra l'altro, come vi dicevo prima, uno degli aspetti più divertenti dell'intelligenza artificiale è proprio l'applicazione dal punto di vista fotografico. Voglio condividere con voi alcuni screenshot che ho fatto in questi giorni, in cui si può notare come il telefono sia stato in grado di riconoscere effettivamente quello che io andavo a inquadrare. Qui avevo inquadrato dei limoni, quindi lui ha riconosciuto che si trattava di cibo, qua delle margherite, ed è in grado di distinguere dei fiori da delle foglie, piuttosto che un cane da un gatto, riconosce i tramonti, dei testi. E tra l'altro questo screenshot, insomma, ci tenevo a tenerlo conservato perché, come vedete, si tratta comunque di un'inquadratura fatta praticamente totalmente al buio, c'era solo la luce che proveniva dal televisore, e il telefono è stato in grado innanzitutto di immagazzinare comunque parecchia luce e in queste condizioni riconoscere il mio cane, tra l'altro tutto appallottolato sulla coperta. Quindi è veramente impressionante la velocità di riconoscimento dell'intelligenza artificiale e i settaggi che va a regolare di volta in volta. E poi, secondo me, uno dei passi avanti, insomma, che ha fatto Huawei con questo telefono è la capacità di avere una dual cam, una camera che è effettivamente una fotocamera da smartphone, quindi da punta e scatta, rapidissima rispetto ad altre che magari avevamo visto su altri dispositivi di casa Huawei, come banalmente il P10, che necessitavano di qualche istante in più di ragionamento nelle inquadrature piuttosto che di tempi di attesa di puntamento. Io invece voglio farvi vedere alcune fotografie che ho realizzato in questi giorni, una passeggiata in montagna ad esempio, e queste le ho dovute fare veramente in pochissimo tempo, perché vi racconto, era appunto una passeggiata in montagna col mio cane, quindi avevo su una mano il guinzaglio con il cane che tirava e la borsa con le castagne, e avevo il telefono solo su, insomma lo tenevo con una mano e avevo pochissimi istanti per inquadrare e scattare. Eppure ho fatto, secondo me, veramente delle fotografie molto molto belle. Guardate qua per esempio che colori, come vi dicevo prima, anche questo pannello AMOLED è veramente in grado di riprodurli al meglio. Piuttosto che guardate questo scatto con questa panchina, dove l'effetto bokeh è, secondo me, davvero davvero ottimale, perché comunque non è eccessivo, non è troppo forzato, molto molto elegante, eppure l'ho fatta veramente in pochi istanti.
Come questo, guardate il rosso delle foglie e poi l'effetto bokeh sulla strada, davvero, davvero fenomenale secondo me. Oppure questo gatto che comunque insomma, è risaputo, gli animali non è che hanno particolarmente voglia di farsi riprendere per le fotografie, eppure io in pochi istanti ho potuto fare questa foto dove troviamo questo sfondo davvero, davvero sfocato in maniera ottimale, il gatto è stato perfettamente scontornato, eppure guardate anche il livello di dettaglio insomma, sugli occhi. E tornando invece al discorso dei colori, guardate per esempio, questa ci arriviamo dopo, guardate per esempio questo scatto dove comunque si vedono appunto questo verde acceso e tutte le varie sfumature di verde di queste foglie, ma anche il livello di dettaglio delle gocce. Parlavamo prima dell'apertura da 1.6, guardate per esempio qui questa fotografia scattata comunque in condizioni di luce veramente scarsa perché comunque era notte tarda, eppure guardate quante luci di Milano il Huawei M10 è stato in grado di raccogliere. E poi c'è chiaramente il black and white, che è uno insomma degli assi nella manica delle dual cam insomma di Huawei. Guardate per esempio il bokeh sullo sfondo, così come il livello di dettaglio insomma che sono riuscita a raggiungere. Anche questo l'ho fatto veramente in pochissimi istanti, piuttosto che quest'edera o era da questa parte, ci arrivo. Questo camino. Ecco, insomma, quindi per dirvi che con questo telefono Huawei ha fatto veramente un passo avanti, secondo me, dal punto di vista della usabilità della fotocamera che è davvero ottimale. Quindi se avrete voglia comunque di spendere del vostro tempo, insomma, la vostra passione di fotoamatori nel giocare con le regolazioni manuali, vi divertirete sicuramente un sacco. Ma se vi troverete in condizioni in cui non avrete tempo da dedicare alle fotografie da fare con lo smartphone, avete sicuramente ancora degli ottimi risultati. Proviamo quindi a tirare le somme, insomma, per quanto riguarda Huawei M10 Pro. Si tratta sicuramente di un dispositivo che promuovo a pieni voti perché, a parte due appunti che mi sento di fare, vale a dire l'assenza del jack 3,5 e dell'espandibilità di memoria, trovo sicuramente parecchie novità che mi hanno davvero convinta. Se penso anche banalmente ad alcune critiche che erano state mosse a Huawei dopo il lancio del precedente flagship, il Huawei IP10 a febbraio, in cui insomma, si diceva che aveva un design un po' anonimo, piuttosto che in molti chiedevano insomma, la resistenza all'acqua e alla polvere. Ecco, possiamo trovare finalmente un dispositivo che ha una sua nuova originalità dal punto di vista del design, così come la certificazione IP67. Ma non solo, troviamo delle cose comunque nuove che mi hanno veramente entusiasmata, come l'introduzione del pannello AMOLED, di cui insomma, vi ho già parlato lungamente. Così come l'efficacia della fotocamera che è diventata veramente rapida, intuitiva e con dei risultati ancora migliori rispetto insomma, a quelli a cui eravamo abituati, così come l'autonomia della batteria che mi ha veramente sorpresa. Quindi vi consiglio questo telefono se siete alla ricerca di un dispositivo top di gamma che non vi abbandoni mai dal punto di vista insomma, degli utilizzi, anche se intensivi, che potete utilizzare sia dal punto di vista business, come ho fatto io, ma anche insomma nella vita di tutti i giorni. Quindi Huawei M10 Pro veramente promosso. Io sono Alessandra Basile, vi ringrazio per l'attenzione, continuate a seguirci sui nostri canali social e a presto.